Ci segui, ti penserò. Quando sono a casa vi guardo. Con i bimbi ti guardiamo, io li obbligo. Guardiamo Rossella. Grazie, per me ti sei affezionata. Certo, mi fa piacere. Grazie. Oltretutto, sai, per San Valentino invece proporremo poi dei menù per. Sì, hai dimenticato la fogliolina sopra, certo, la aggiungiamo. Poi andremo a preparare anche dei menù per San Valentino. Certo. Cioè, quando venerdì, avvicinando. Rossella? Tra giovedì forse. Giovedì prepareremo tutto il cuoricino. Certo, mi sembra giusto. Come il cuoricino che abbiamo sopra Masterchef, vedi lì, per abbellire la settimana degli innamorati. Certo. Tu cosa preparerai a San Valentino, tuo marito? Guarda, l'anno scorso, Rossella, abbiamo fatto una festa a sorpresa con mio figlio. Ero incinta allora. Ah. Abbiamo organizzato palloncini a cuore, una torta a forma di cuore o cioccolato, perché mi piace il goloso di cioccolato. Quest'anno non lo so. Quest'anno non so se sciopero. No, scusate, bisogna. Io sono molto celebrativa, cioè mi piace festeggiare i compleanni, quindi anche la festa degli innamorati. Giusto, bisogna cioè, per ricordare che siamo innamorati, certo, perché comunque si ama sempre. Giorno, certo, come la festa della mamma, del papà, ogni giorno è festa di mamma, certo, e papà e anche e figli. Tu Rossella, che fai? E io vengo qui a telespazio, non lo so. Non vedi che sei single? Sì, questo poi te lo dico, ne parliamo. No, perché comunque i tuoi. È lì, signora Yolanda. No, ma dico, era lì. Così magari no? Chi ti segue ha una chance. No, vabbè, non, non è importante. Comunque, capiterà, arriverà il momento giusto, te lo farò sapere in privato. Magari. Va bene, Rossella. Ti racconterò, anzi, ti chiederò qualche consiglio su qualcosa di invitante, qualcosa da preparare, magari per prendere per la gola chi sarà. Allora, Leo, intanto vedo che hai. È arrivato il gelato. È arrivata la coppa, gli ingredienti che lei aveva mescolato prima. L'avevi lasciato in frigo, vero Leo? È abbastanza freddo. Magari più si lascia meglio è, secondo me, è vero? Ovviamente noi per questioni di tempo l'abbiamo tolta prima. Per questa coppa, vi ricordo, la coppa deliziosa di Leo. Abbiamo usato 400 g di ricotta, 4 cucchiai di Nutella, 3 cucchiai di zucchero, 100 g di biscotti amaretti sbriciolati, un bicchierino, sì, di rum e un po' di panna da montare. Quindi ora, ovviamente, mettiamo prima il composto, il cioccolato e poi la panna sopra. Quindi le abbiamo viste queste coppe, già questa è la terza versione, dice, prima sì, le due, la coppa golosa, poi la coppa di Matteo e ora la coppa di Leo. Bianco-nera questa, certo. Rossella, vedi, sforno il dolce. Ah, ok, aspetta, lo veniamo a vedere, sì. Andiamo a vedere il dolce di Licia. Guarda com'è diventato, com'è cresciuto. È cresciuto, si è crepato, vabbè, quello. Sì, è normale, sì, fa parte della cottura. Ok. L'abbiamo provato con lo stuzzicadenti, il metodo più classico. Infatti, per vedere se la cottura. Ok, lo possiamo pure, sì, togliere. Sì, lo possiamo togliere. Nel frattempo che un pochettino si fredda, no, il, sì, dolce, prepariamo la copertura, come ti dicevo. Okay. Allora, in un pentolino mi sono messa già dell'acqua, mezzo bicchiere di acqua. Sì. Aggiungiamo 75 grammi di zucchero, mi sembra, sì. Sì. Mi sembra che sono 75, sì, 70 75, il cocco. Sì. 70 il cocco, no, prima. Ne è uno in più, ne è uno in meno. Ecco qua, e mescoliamo tutto e portiamo ad ebollizione per circa una decina di minuti, mm-hmm, vedi? Ecco qua, così faccio vedere come poi procediamo. Forse questo fuoco è buono. Mi puoi abbassare il fuoco, Rossella? Sì. Grazie, perché altrimenti è troppo forte. Quattro? Sì, penso che così vada bene. Già bolle, mm-hmm, una decina di minuti, magari noi cerchiamo di fare un po' prima perché per questioni di tempo, sì, voglio far vedere come lo vai ad abbellire sopra, sì, questo dolce, ricordiamo che è ricco di cocco dentro, pensando a Rossella, dalla checca ricca di Leo al cocco di Licia. E intanto vedo che Leo ha pronto la come si chiama, non fa niente, come si chiama, sacco a Bosch per andare a versare la panna nei bicchieri. Facciamolo vedere, dammelo un attimo Leo, così lo facciamo vedere questo strumento. Io lo ricordo perché c'era la mia mamma, quando ero più piccola, ero sempre incuriosita da questa specie di tubetto del dentifricio che poi si va a spremere ed esce da qui ovviamente la panna. Vabbè, questo è piccolo, ovviamente è più pratico, certo. Allora, dobbiamo versare la panna dentro, vero Leo? Ok, prego. Questo è il tuo attrezzo. Grazie a te.
dalla panna. Molto comodo, vero? Così si possono dare delle forme più belle alla panna, si può vedere meglio. Ah, che bello! Dicono che hai un movimento deciso, Leo. Sì, chi non te lo dico, chi? Il grillo parlante qui di Masterchef. L'esperienza che ha Leo, certo, sono anni di esperienza che ha il nostro amico Leo. Come l'esperienza se la sta facendo e se l'è fatta nel corso di questi anni anche la nostra amica Licia. Quando eri piccolina tu l'aiutavi la tua mamma? La nonna. La nonna, nonna Licia hai detto. Sì, la nonna, perché durante la settimana andava a scuola. Poi la domenica mangiavamo spesso dalla nonna. E la nonna mi diceva, mi viene ad aiutare. Io andavo, facevamo gli gnocchi, la pasta di casa. Hai detto l'altra volta che gli gnocchi li portavi da una parte all'altra della sì, casa. Perché gli gnocchi, la pasta di casa, si devono asciugare prima della cottura. E quindi la nonna li sistemava sulla tavola lunga con le tovaglie. Io dovevo fare la scuola tra cucina e stanza da pranzo. E io mi divertivo un sacco, sai, e mi è servito. Perché e ora sei arrivata a questo livello, sì, quindi sei veramente brava. Nell'acqua con lo zucchero hai aggiunto sì, il cocco. Il cocco per formare, vedi? Uh-huh. Questa specie di collante, diciamo, naturale che andrà a far aderire l'altro restante cocco crudo, in polvere. In polvere sulla ho bella. Messo anche un goccino di limone, proprio una goccia, uh-huh, in questa, diciamo. Come mai? Dà un senso, altrimenti sarebbe troppo dolce. Ah, okay. Ci vuole quel senso di aspro per spezzare. Ho capito. Perché altrimenti diventa troppo. Adesso vado a sfornare il dolce, sperando che non si sia attaccata, che non si rompe, perché possono capitare. Però la cucina è bella è anche per quello, no? Sì, è qui. Adesso lo sforniamo. Io so sempre, no, un pochettino, dico, magari non ci riesco adesso che sono in diretta, no. Ah. Hai capito? Sì, sì. La mia premura è quella, vediamo. Dai, vediamo il segreto. Vediamo segreto. Sei venuta bene. Non mi fai fare una brutta figura, lo è certo. Andata bene, dai. Vedi? È andato bene intero. Io poi mi aiuto con un altro vassoio, così. Molto proprio pratica, per evitare di... Oh! È brava lì. Wow. Allora, un applauso alla nostra amica. Grazie, Rossella. Ecco qua. Io lo andiamo, sì, andiamo a versare questo composto. Logicamente se si fredda il dolce è meglio, anche se si fredda questa cosina qua. Però noi per questioni, per tempi televisivi, cerchiamo di fare. Sì. Perché voglio far vedere come viene, Rossella. Certo. È giusto che. Far vedere fino alla fine. Quindi per questo composto che stai spalmando sopra voglio ricordare 70 grammi di cocco in polvere, 75 grammi di zucchero, una goccia di limone e mezzo bicchiere d'acqua. Hai iniziato con l'acqua, hai scaldato quindi mezzo bicchiere sì, d'acqua con lo zucchero, e hai girato una decina di minuti fino ad ebollizione sì, e poi hai aggiunto il cocco con un goccio di limone. Sì, perché altrimenti diventerebbe troppo dolce questa specie di glassatura di sopra, no? Mm-hmm. Invece il limone va a contrastare quello zucchero. E vedrai che sta proprio bene, perché lì per lì ho detto, quando ho visto questa ricetta, no? Sì. Ho detto io, mamma, il limone cosa c'entra? Invece poi provandolo ci vuole. Effettivamente sì, è meglio magari. Si sente anche un po' l'odorino? Sì, vedete, sì, no? Sì. Ma comunque nei dolci il limone è importante. Sì, sì. E qui abbiamo il cacao, quindi magari non si va a sentire l'odore dell'uovo, però nei dolci dove il cacao non c'è, mm-mm, il limone è fondamentale, no? Magari cerchiamo anche intanto di farlo Leo, andare. Vedi, mentre tu procedi col tuo dolce, Leo con la sua, il suo dolce sta preparando qui queste coppe e ha messo un amaretto sopra la panna. Guardate che carine anche queste coppe. Abbiamo messo gli amaretti sulle coppe sfiziose. Veramente, veramente invitante. Intanto la carne vi è piaciuta, i salti in bocca com'erano, ragazzi? Buoni, buoni. Antonio, stasera il tuo parere è importante. Si è fatto perdonare. Si è fatto perdonare. Ha recuperato. Cosa aveva combinato? Cosa mi sfugge? No, diciamo che di solito no, lui si presta bene, però stasera c'è proprio... Ti è superato, veramente bravo il nostro amico Leo, ti ha preparato questi salti in bocca, complimenti a Leo. Sì, no, aspettiamo, ovviamente tu devi abbellire il tutto, quindi ti lasciamo anche il tempo per preparare queste coppe. Intanto lì Rossella, magari vedi, va fatta aderire anche un po' dai lati. Mamma mia, che profumo di cocco, signori. Cocco e cacao, veramente un abbinamento. Poi si prende il cocco in polvere rimasto. Vedi, una parte è andata in quel composto con lo zucchero e l'acqua. Sì. Una parte va spolverato sopra, così, vedi. Proprio un tripudio di cioccolato e cocco, Rossella. Guarda qua. Bellissima, invitanti. I tuoi bambini la mangiano? Sì, soprattutto anche le palline al cocco. Ah, sì. Ma a casa mia si mangia, cioè...